Ciao ragazzi e benvenuti nel primo video sneak peek di Squadbuster. Finalmente siamo arrivati anche a questo momento, perciò non solo sneak peek di Brawl Stars ma anche di Squadbuster. Perciò quella che state vedendo è la mia app sviluppatore, di conseguenza tutto quello che state per vedere potrebbe avere dei cambiamenti poi quando arriverà in gioco, perciò mi raccomando prendete tutto quello che dirò con le pinze perché potrebbe appunto ricevere cambiamenti nell'arrivo in gioco. E vi chiedo in anticipo un like e un'iscrizione, mi raccomando ragazzi, per continuare la serie di sneak peek. Ovviamente l'argomento di oggi sono le skin che vi mostro e poi veramente un sacco di informazioni, perciò mi raccomando ascoltate bene quello che ho da dirvi. Allora partiamo subito con le skin. La prima che vi faccio vedere è questa qua di Mavis, guida turistica. Eccolo qua, un overview sulla skin, poi ovvio che a fine video ci faremo anche una partita, poi capirete il perché vi faccio vedere una partita, però ragazzi questa è la prima skin. Questa invece ragazzi è la seconda skin, il Re Barbaro Origami, molto molto carina questa, sarà che io comunque sono appassionato di origami, li ho fatti per un po' di tempo, molto molto carina. Abbiamo anche la terza skin, Stregone Mago Urbano, questa qua ragazzi mi dà tanto l'idea della skin da 29 di Brawl Stars, non mi ispira proprio tantissimo, ma comunque sono gusti, sicuramente ad alcuni di voi piacerà. Poi abbiamo la strega Geisha, questa vabbè ragazzi fenomenale, sarà che comunque il tema Giappone mi è sempre piaciuto, ma un po' orientale, e questa ragazzi fantastica, guardate che bella. Abbiamo anche il nostro Goblin che diventa un ninja incredibile, guardate che carino, fatta veramente molto molto bene. E l'ultima skin che vi presento è il nostro maestro di karate, cintura nera, il pollo, la gallina o come cacchio volete chiamarlo, guardate che carina. Questa però ha una piccola differenza rispetto a tutte le altre skin, perché questa sarà sbloccabile tramite un evento community che arriverà a luglio. Le altre skin ragazzi che avete visto, quella di Mavis, del Re Barbaro, lo Stregone, la Strega e il Goblin, saranno a costo euro. Il costo preciso ancora non so dirvelo, dovrebbero essere all'incirca 5 dollari, perciò bisogna vedere poi con il cambio quanto sarà in euro, però sappiate che sono a costo euro. Adesso ragazzi un po' di notizie per voi, tipo TG Squadbuster, perché abbiamo un po' di cose, nel mentre c'è il pollo che vi guarda male, perciò mi raccomando ascoltate. Allora partiamo con alcune modifiche alle battaglie, per esempio il party con pignatte, ovvero il modificatore, ti permette di trovare pignatte giganti piene di bastoni delle pignatte. Se nel gioco è attivo una festa delle pignatte, perciò ragazzi quando ci sarà l'evento della pignatta quel modificatore lì sarà proprio a tema, finalmente, questo ci sta. Bottina palate, che è un altro modificatore, ti permette di trovare valanghe di bastoni delle pignatte se nel gioco è attivo un festival delle pignatte, perciò ragazzi stanno cercando di aiutarci nel farm delle pignatte, si vede che hanno visto che era un pochino troppo complicato o addirittura ci stanno per fare un tranello enorme e mettere la pignata più grossa, speriamo di no, però comunque anche in bottine appalate può esserci come tipo tutti turbo, tutte monete, tutte gemme, tutti i bastoni delle pignate se ovviamente ci attiva la pignata. Hanno aumentato la possibilità di ottenere incantesimi dai mostri giganti e dai boss sconfitti quando il modificatore spettacolo magico è attivo. Se gemme a gogo è attivo non ci sarà più la possibilità di ottenere gemme extra dagli spiriti del fuoco generati con l'incantesimo fornace, perché queste gemme bonus finivano con l'avvantaggiare i bersagli degli spiriti del fuoco. Questo ragazzi, mia personale cosa, non l'ho ancora provato perché la fornace non ce l'avevo e non sapevo che gli spiritelli con gemme a gogo generassero gemme, però buona sapersi, un piccolo diciamo nerf alla fornace in combo col modificatore ci sta. Se nella battaglia è attivo il modificatore Guerra dei Cloni, abbiamo limitato a 3 il numero di personaggi che si trasformano ogni apertura di un baule. Ecco, questo ovviamente è tanta roba perché sapete che c'è la combo, no? Del Goblin e il Mercante, che prima ti fai tutti i Goblin, aspiri tutte le monete col Mercante, ti ritrovi un milione di gemme, vinci la partita se nessuno ti viene a distrarre, invece adesso te ne trasforma 3 alla volta. Di conseguenza sta cosa è molto 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 più limitata. Gli anelli di gemme ottenibili col modificatore tesoro attivo valgono molte più gemme e ora i nemici ne fanno cadere solo una alla volta, perciò qua ragazzi invece un potenziamento al modificatore, quello degli anelli del tesoro. Prima valevano 50, ha detto molto di più, probabilmente avranno fatto 100. Allora hanno fatto ragazzi anche i bilanciamenti, perché come avrete letto dal titolo io ho messo skin e bilanciamenti, e questi ragazzi sono i bilanciamenti. Hanno aumentato la salute del barbaro, hanno aumentato i danni di Dynamite, le api di Bea rimangono più a lungo sul campo di battaglia e se il personaggio è nella sua evoluzione super, perciò 3 stelle, le api rimarranno con lei per tutto lo scontro. Molto interessante anche questa cosa. Penny ricava molto più bottino dai tesori nascosti, anche qua Penny mai provata però ragazzi mi sembrava già buona, l'ho vista tramite qualche video
e anche contro, adesso è un farm di risorse clamoroso. I bauli mostruosi hanno meno salute di prima, il che li rende più semplici da sconfiggere. Qua ci sta, perché effettivamente servivano un po' di colpi, anche con Bo facevi un po' di fatica. Ora è più facile trovare gli incantesimi fornaci e mini durante una battaglia, si vede che non erano molto reperibili, però ragazzi, per esempio, come vi ho detto prima, fornaci io manco ce l'ho, però quello dei mini sì, e effettivamente non si trovava così spesso. I rallentamenti causati dall'incantesimo congelamento sono più efficaci, anche nei casi in cui lo si usa su personaggi che stanno utilizzando il turbo, e questo probabilmente si va a incastrare con quello che hanno detto nel video dell'aggiornamento di Squadbuster, che vi lascio nelle schede, perché ragazzi, penso l'abbiate visto, il congelamento sarà veramente tanta roba. Ovviamente era specifico a quello dello stregone, ma a quanto pare hanno aumentato proprio il congelamento in generale. I super boss che compaiono con alcuni modificatori danno più martelli di prima, e ragazzi, qua si gode, perché comunque i martelli, vi assicuro che farmarli ci vuole una vita, e forse non basta nemmeno una vita, ti serve anche rinascere e ripartire a farmarli. Poi ci sono un po' di modifiche, diciamo, alla vita del gioco, perciò quello che magari si fa anche quotidianamente. Ora puoi ottenere unità di energia dei portali semplicemente disputando delle battaglie, questo ragazzi è fondamentale. Adesso hanno messo, ragazzi, la possibilità di shoppare una quantità non predefinita di biglietti, perché ora le offerte con un solo biglietto dei bauli costano meno monete, ed inoltre è possibile acquistare offerte contenenti più biglietti di prima, perciò ci sono anche offerte un pochino diverse, perché adesso si può fare o un biglietto o il refresh da 3, però bisognerà valutare i prezzi nuovi per capire se è conveniente o meno. Se in passato ottenevi dei personaggi a livello massimo dai bauli delle ricompense, non ricevevi alcuna risorsa per essi, mentre ora verranno convertiti in unità di energia dei portali o in XP. Questo, ragazzi, ovviamente è riferito ai maxati, ma questo è un po' endgame. Le formazioni dei personaggi nella Lega delle Squadre cambiano più frequentemente. Vi ricordo, ragazzi, che Lega delle Squadre è la parte finale, quella che per adesso è il livello 90. In precedenza, se una squadra veniva annientata mentre provava ad aprire un baule, quel baule non veniva più rigenerato nel corso della battaglia, mentre ora verrà ripristinato come gli altri. Questo, vabbè, ci sta. È un implemento interessante al gioco, perché poteva capitare che ti killassero proprio in quel momento. E poi questa invece, ragazzi, è una cosa molto interessante, perché le lapidi non impediscono più la generazione di carri armati, alveari e altri oggetti della mappa. Questo è molto interessante, perché potrebbe succedere che vi blocchi in un carro armato e l'esperta dei carri armati qua, ragazzi, comincia a complicare la sua distruzione per la mappa, perché senza carro armato qua si perde un po' l'efficacia. Ora non si correrà più il rischio di usare per sbaglio un incantesimo quando si prova a passare da uno all'altro in proprio possesso, mentre si usa lo stregone nella sua evoluzione classica. In basso, ragazzi, quando avete lo stregone avete i due tastini, uno più grande della spell attiva in quel momento e sotto l'altro. Se cliccate quello piccolino vi dovrebbe switchare. Ogni tanto, invece, vi rassicuro, ho testato sulla mia pelle, vi parte la spell e ovviamente con annesse anche brutte parole, però adesso hanno risolto questa cosa, perciò, ragazzi, GG al team di Squadbuster. E poi, ragazzi, dovrebbero aver risolto anche errori vari che si verificavano nello spect delle partite, perciò si gode. Se volete spectare amici, content creator, come magari tutti i ragazzi che hanno il mio Supercell ID, adesso dovrebbe essere tutto più fluido. Ma arriviamo, ragazzi, al dunque, perché vi avevo detto che in fondo avremmo fatto una partita, ma c'è un motivo perché avremmo fatto una partita, perché hanno cambiato una cosa e volevo testarla con voi per capire se fosse interessante. Spoiler, io l'ho già testata e effettivamente mi sembra abbastanza interessante. Praticamente, ragazzi, dentro al gioco hanno messo che i contorni dei bersagli ti aiuteranno a prevedere le intenzioni della tua squadra. D'ora in poi il bersaglio preso di mira nella tua squadra sarà contraddistinto da un contorno giallo, mentre i personaggi sono in movimento. Perciò, ragazzi, quando voi con la vostra squadra vi avvicinerete a un mob o anche a un avversario, il primo bersaglio, poi ovviamente andrà a cambiare, verrà contornato di giallo. Questa cosa è molto utile, ma tanto ve la vado a provare direttamente in gioco per farvi capire proprio come funziona. Vi assicuro che sembra una cazzata, ma è molto utile. Ovviamente, ragazzi, la nostra squadra continuerà a prediligere i bersagli più vicini al centro della tua area d'attacco, perciò ovviamente quando vi avvicinerete viene calcolato poi quello che è il più vicino e viene attaccato quello. Le mappe genereranno molti più mostri e boss di prima nel corso di una battaglia, e qua si gode perché ovviamente il farm aumenta. Ora sarà più difficile ricevere personaggi comuni dai bauli rari o da quelli epici, per appunto aumentare la possibilità di creare fusioni rare o epiche durante il corso della battaglia, nella fase, no, quella un pochino più avanzata, perché sapete che poi
i bauli vanno a trasformarsi, perciò le fusioni rare o epiche sono nella seconda parte della partita. D'ora in poi l'utilizzo di una chiave fusione impedirà di sfruttare la borsa da battaglia per il resto dello scontro. Qua hanno voluto fare un cambio della borsa perché effettivamente, ragazzi, i veri shopponi, o insomma chi aveva a disposizione, sfruttava questa meccanica un po' troppo, e effettivamente io, ma come altri creator lo pensiamo, andava un po', no, a cambiare troppo le sorti della partita. Invece così vi aiuta ad essere più strategici, perché voi durante la partita potete usare le prime due chiavi, praticamente una chiave normale, poi c'è la chiave epica e poi c'è la chiave fusione, no? Voi siete, tra virgolette, costretti a usare durante la partita le prime due chiavi, e poi avete e vi dovete ricordare che la chiave fusione è la vostra ultima chance. Se usate quella, poi la vostra borsa non verrà più riaggiornata, insomma non potrete più riaprirla, perché quella usata la chiave fusione, stop. Ci sta, a me piace come mossa, l'andremo a provare sicuramente, però ragazzi, secondo me ci sta. Poi c'è un'ultima cosa, perché ora meno sono le squadre rimaste sul campo di battaglia, più alte sono le probabilità di ottenere un mega personaggio da un baule e di recuperare così uno svantaggio. Calcolate, ragazzi, che prima, io questa cosa non la sapevo, era il contrario. Più squadre venivano annientate, meno possibilità c'era di trovare il mega personaggio. Perciò c'era già un dislivello, perché magari te eri in difficoltà, diminuivano le squadre e te rimanevi in difficoltà, perché il mega personaggio era difficilissimo trovarlo. Invece adesso dovrebbe essere un pochino più facile da trovare, e magari, chi lo sa, un colpo di fortuna, vi trovate il mega personaggio e riuscite a rimanere fino alla fine, o magari rimontate pure. L'ultima cosa, ci dicono che le risorse lasciate cadere dai personaggi nemici annientati, come le gemme o altre cose, sono più facili da rubare. Questo lo vedremo. E adesso, ragazzi, direi che è arrivato il momento di fare un match per capire un po' tutto quello che abbiamo detto. Ci vediamo direttamente in partita. Ok, ci siamo. Ah, ci dà subito. Vabbè, ci prendiamo il pollo karateka. Qua. Ecco, come vedete, pure la cassa è contornata, direi che si è visto abbastanza bene, anche lo scheletrino. Questi, ragazzi, sono i nostri bersagli. Allora. Vai pollo, spacca tutto. Come vedete, l'altro scheletrino non è illuminato perché appunto non è il bersaglio. Appena abbiamo killato uno, ha switchato il target e appunto ci ha switchato anche il colore. Ok, lasciamo stare per ora i bot, noi ci farmiamo un po'. Ok, mamma mia, ho messo per farvi vedere le skin, ma un pochino mi sono pentito, stiamo trovando la peggio roba. Vai Mavis. Ecco, come vedete, Mavis fa illuminare le carote, però gli altri, dato che stavano farmando, prendiamo bene. Prendiamo Bea, perché io adesso, ragazzi, se faccio così, dato che ho il livello ultra e non quello normale, cioè addirittura non il 3, c'ho il 4 di stelle, queste apette dovrebbero rimanere fino alla fine della partita, perciò i 2 minuti e 37 ce li abbiamo. Allora, poi a regola dovremmo testare anche questa cosa. Allora, per esempio, io ho usato la chiave, questo per capire se è già attivo nell'app sviluppatore, perché io ho fatto un test e non era attivo, però proviamo. Non si sa mai fosse cambiato. Allora, noi continuiamo a farmarci. Ci prendiamo Bea. Ok. A questo punto io vado a prendermi anche il secondo alveare, già che ci siamo. E questi, raga, non dovrebbero più andare via, è una cosa clamorosa. No, ma c'è un bot che sta farmando con una cattiveria assoluta, eh. Ah, prendiamo anche Dynamite, che... oh, quanta roba c'è qua. Ok, andiamo a prenderci un po' di roba. Perfetto. Succedesse anche in partita normale una roba del genere, ragazzi, ma purtroppo non è così. Ok. Se voi comunque state attenti, nel mucchio si è visto i vari target, le varie robe. E comunque, come vedete, è già passato un minuto, ma le apette, ragazzi, continuano a girare all'infinito, eh. Questo, tanta tanta roba. Prendiamo un altro Dynamite. Ok. Oh, ci ha dato la strega. Dovrei averla messa.
Ok, anche il Re Barbaro. Vediamo un po' di vederli questi. Dove sono? Oh, il Re Barbaro è fighissimo, eh. Guarda bellino il Re Barbaro. Ragazzi, il Re Barbaro è veramente carino. Vediamo un po' Fuso. È veramente figo. Allora, abbiamo usato la chiave fusione? No. Ci hanno fregato la cassa. Ok, vengono segnati anche gli avversari, eh? Cioè, guardate bellina la strega, cioè, sono veramente ultra fighi. E comunque Bea ha confermato. Difficile vedere quando attaccate gli avversari, quelli che vengono targettati, però in realtà si è visto, eh. Io il Re Barbaro ci ho fatto caso, si è visto. La chiave fusione, come avete visto qua, in realtà continuava a andare avanti il countdown, però penso che poi o non vi attivi più la borsa, perciò ve la lascia lì, o addirittura, come appunto vi dicevo, dato che siamo in app sviluppatore, questa cosa ancora non è stata implementata, però ragazzi, da quello che hanno detto, se utilizzerete la chiave fusione poi la borsa non sarà più disponibile. Io ragazzi, per questo primo sneak peek di Squad Buster, proprio primo in assoluto, nel senso è la prima volta che vediamo gli sneak peek di Squad Buster, vi chiedo un like, un commentino e soprattutto l'iscrizione al canale, e noi ci vediamo al prossimo video.